Buonasera a tutti gente Bottos, ben ritrovati nel mese di maggio, questa sera eh, arriviamo già a mese iniziato perché abbiamo atteso un po' anche questo ponte dal 25 al 1 di maggio, quindi vi abbiamo fatto andare un po' in vacanza, vi abbiamo fatto un attimo riposare da quelli che sono gli impegni del tappeto erboso e del giardino in generale, però... però Adesso si sì, entra poi in un mese davvero molto molto impegnativo, anche perché, come vedete, in larga parte a, da nord a sud dell'Italia ci stanno ancora accompagnando un po' di piogge. Però mettiamole lì come riserva perché non fa mai male. Eh? Non voglio ricordare gli anni passati dove la siccità è stata e ci ha accompagnato per diversi mesi, soprattutto nel, nell'ambito dell'estate. Quindi. Avere anche un po' di pioggia che ci possa dare una mano per i mesi a seguire non è mai male. Però ci dobbiamo preparare molto bene per quanto riguarda in maniera predittiva. Quindi andare a fare tutte quelle operazioni, tutte quelle concimazioni, quelle integrazioni liquide che possono già preparare per l'inverno, per l'estate, quello che saranno poi gli stress maggiori. Aspettiamo che arrivino ancora un po' di persone. E Salutiamo già i primi, eh, opola, mi si è chiuso Facebook, qua. eccomi qua, non vedo i commenti. Vediamo che arrivano i primi, vieni pure Enrico, non ti preoccupare, vedo che... Non vedo, eccole, scusate, ma io e la tecnologia siamo in due mondi diversi. Ok, cominciamo un po' a salutare. Ciao Mirko, ciao Matteo, ciao Simone, eh, ciao Emanuele, ciao Matteo. Ecco, come spiego brevemente ai neofiti, come voi adesso dovrete un po' avere un attimo di pazienza perché andremo a spiegare questi due bei fogli di calendario verde di maggio, quindi attendete un attimo la fine di questa spiegazione, anche perché tra un po' nei meandri qua di Bottos si aggira già lo special guest che avremo poi in diretta al mio fianco qui stasera. Quindi abbiate quella pazienza di farmi delle domande perché il solito logaritmo ha sempre i suoi fronzoli, quindi fa vedere gli ultimi 20 commenti. Quindi una volta che noi abbiamo finito poi di fare tutta la spiegazione del calendario, libero sfogo alle vostre domande, alle vostre curiosità, alle vostri interessi, in maniera tale che io e lo special guest di turno avremo, avremo il tempo giusto per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità. Ecco, in questo caso qua, ciao Orlando, ciao Giovanni, ciao Andrea, beh cominciate, ciao Giorgio, ciao Valeria, ciao Matteo, beh cominciate a essere in un bel numero e allora siccome poi voglio dare veramente spazio perché merita tanto il nostro special guest della serata, io comincio già a parlarvi di quello che potrebbe essere sicuramente un mese impegnativo perché maggio... Che lo scorso anno ci ha visto tutti impegnati in un mese molto piovoso e poi ha dato sfogo a giugno a temperature veramente molto importanti. Quindi non ci ha lasciato quei 20 giorni che di acclimatizzazione che al tapeto erboso, come a noi, serve. E quindi è successo che poi sono stati evidenti determinati stress, determinate problematiche e quant'altro. Quest'anno cerchiamo di essere tutti un po' predittivi, ancora più appassionati e quindi andremo a fare in questo mese tutta una serie di operazioni per preparare il tappeto erboso sia nella parte fogliare che vediamo ma anche nella parte radicale con tutti quei prodotti, tutte quelle operazioni che possono tutelarlo dagli stress che verranno poi nei mesi estivi. Quindi maggio dal punto di vista di sementi, vedete, io stasera mi Preoccuperò, come sempre, di spiegarvi il mondo delle microterme, perché poi, quindi lascerò un attimo indietro quello che è il mondo delle macroterme per tutti eh, gli amici, gli appassionati, la gente bottos del centro-sud Italia e anche qualcuno del nord Italia che ha voluto o si sta un po' infilando in questa eh, nuova avventura delle macroterme, allo Special Gas che poi ci verrà a fare compagnia e a rispondere anche poi alle vostre domande. Quindi, a maggio che cosa andremo a fare quando questa pioggia se ne, era, se ne sarà andata e che quindi le torneranno le belle eh, temperature, la bella stagione, il bel sole, avremo ancora un bel mese pieno sicuramente di tutte operazioni agronomiche come ben sapete, arreggiatura, trasemina, sabiatura, carratatura e quant'altro. Tanto fino ai 28-30 gradi sono tutte operazioni che possiamo tranquillamente fare senza paura, ovviamente... E se avete un giardino grande e un tappeto erboso grande, dividetele tutto quello che riuscite a fare in un giorno, fatelo completando le operazioni. Ok? Quindi, mi raccomando. Chiaro che poi andiamo verso un'estate, quindi temperature più gradevoli. Quindi, dovremo utilizzare tutte le sementi. Noi consigliamo come prima scelta tutte le sementi con una concia che vi dia modo di proteggere la semente nella fase più critica della propria vita, quindi la germinazione. È importante in questa fase perché andremo un po' a proteggere da quelle che sono le principali eh, malattie fungine. Quindi avete, come vedete dal calendario verde, prima scelta il ROIB Plus, quindi per zone eh, diciamo soleggiate, un 90-10, quindi 90 di festuca, 10% di POA. Quando queste sono in ottimo di temperatura, una festuca nasce già dopo 7-8 giorni, una POA ci mette 4-5 giorni in più. quindi non abbiate neanche quella estrema fretta che dopo 3 o 4 giorni non vedete niente oddio non andrà a buon fine siate costanti quella frequenza di irrigazione da bagnare affinché non abbiate pozzanghere quindi ristagni idrici ma nemmeno far asciugare la superficie in maniera tale che dalle 8 di mattina fino alle 3 alle 4 del pomeriggio abbiate quei turni di irrigazione che vi permettano di tenere umido la superficie del terreno in seconda battuta, per invece le zone molto ombreggiate, avete il Royal Shade Plus, quindi con alto contenuto di festuca a foglie fini. In particolare, questo miscuglio si distingue per un bel 20% di, di festuca ovina duriuscola. Quindi, come dico sempre, se non vi viene il Royal Shade Plus, edificate, fate altro perché questo è un miscuglio che veramente tollera tanta, tanta, tanta ombra. Come dico sempre, mi raccomando, per i miscugli in ombra non tagliate mai sotto i 6 centimetri, se lo volete tenere a 7 ancora meglio, mi raccomando, le concimazioni quasi più spostate più verso il potassico che l'azotato eh? e in particolar modo anche diciamo, l'irrigazione non deve andare in contemporanea in settore che siano completamente al sole e completamente all'ombra perché più si va verso la stagione calda e o per mantenere il prato al sole bagnate troppo la parte in ombra o viceversa, per mantenere la parte in ombra poi date troppo poca acqua nella parte al sole, quindi ci potranno essere sicuramente dei problemini. Okay? Nel momento in cui siete in zona rustica, volete aumentare la vostra... Il vostro miscuglio, la percentuale di festucca rondinacia all'interno del mix già esistente, sempre di derivazione americana. Avete il Royal Strong Plus un blend 100% di festucca rondinacia, e questo vi dà un senso anche di rusticità perché la tessitura, quindi la larghezza della foglia è un po' più accentuata e vi dà meno frequente manutenzione, come la intendete, nel senso che eh, non ha una crescita in. Espositiva, ma ha una cresta contenuta. Ecco in questo caso, lo potete utilizzare sia come nuova semente, ma anche come trasemina quando il vostro obiettivo è quello di aumentare la festuca all'interno del miscuglio. Mi raccomando, chi dà struttura è sempre una po' a quindi è chiaro che se avete alta fruizione, alta calpestabilità, cani che vi girano per il tappeto erboso, è sempre più consigliato un Royal Blue Plus dove comunque c'è un 10% di poa più che un Royal Strong che è tutta tutta festo cardinaccia mentre dove volete avere un effetto come dicevo prima rustico o comunque una leggera minore manutenzione sicuramente il Royal Strong Plus vi può dare ottimi risultati. Per quanto riguarda invece il secondo foglio, lasciamo dietro come vi ho detto, la parte delle macroterme che vi dirò, vi spiegherò, anzi, vi dirà e vi spiegherà il nostro, anzi, lo chiederete. Poi vi dirò tra poco il perché vi ho detto questa parola, eh, al nostro ospite. Andiamo su quello che è una, diciamo, quelle che sono le integrazioni liquide che da questo mese iniziano ad essere fondamentali tanto quanto le consumozioni granulari, perché adesso si comincia a integrare a livello liquido sia a livello fogliare sia a livello radicale, perché dobbiamo preparare il nostro tappeterboso a quello che sarà l'estate. Quindi cosa dobbiamo fare? Help, 10, 5, 7 più microelementi. Cominciamo a riequilibrare gli elementi all'interno della pianta e nel terreno in maniera tale che la pianta possa usufruire quanto meglio possibile tutto ciò che ha attorno al proprio ambiente. Il Strong cominciamo a fortificare, fitofortificare il nostro tappeto erboso attraverso silice e potassio. Cosa fa il Strong? Fa indurire la foglia, fa cicatrizzare più velocemente il taglio, è chiaro che quando arrivano le alte temperature poter avere un tappeto erboso ben tagliato, quindi mi raccomando, la filatura delle lame, il cambio del, del cut del, del robottino, oppure la lappatura, se alcuni di voi hanno elicoidali, mi raccomando perché il taglio deve essere netto. Più si va verso le alte temperature e avere una tarda cicatrizzazione o un taglio sfibrato è un'entrata a piedi pari da parte delle patologie, quindi, list strong accelera la cicatrizzazione, okay? dà anche un senso di protezione perché il potassio all'interno di, di questo prodotto qua vi induce a una maggior sviluppo radicale ma anche a un ispessimento della cuticola. Okay? Ultimo liquido dei concimi e di questo mese è il SAFE, quindi un induttore di resistenza fatto di manganese e zinco chelati, quindi lo potete utilizzare. In tutti i periodi, ma in particolar modo in primavera e in autunno. Dopo vedrete che nei mesi scorsi gli andrà a braccetto un altro prodotto molto tecnico, ma molto molto efficace. Anche perché tutti questi prodotti, come vedete, anche la Scheda Tecnica, che vi invito sempre a scaricare sul sito ufficiale della Bottos www.bottos1848.com dove potrete trovare tante notizie, almeno l'80% di tutto quello che vi serve per poterli utilizzare al meglio e vedrete che comunque questi sono tutti liquidi che per i neofiti, ripeto, anche se sono liquidi vanno pesati, quindi prendetevi una pesetta da cucina e pesateli per il dosaggio. Vedete che sono liquidi ma vi indichiamo il safe, ad esempio, dai 15 ai 30 grammi in 100 m2 diluiti in 10-20 litri d'acqua in base a se l'ho utilizzata a livello fogliare o radicale. Questo è il momento e il mese anche del Tricoplus. plus. Siamo in un range di temperature dai 12 ai 25, 26 gradi, quindi i tricodermi stanno lavorando alla grande. Come sempre, vi devo ricordare che il Trico Plus è radicale, solo ed esclusivamente radicale. Quindi è bene abbinarlo anche a un Always o a un Power Liquid in maniera tale che ci possa essere tutta una serie di riproduzioni a parte questi tricodermi quanto più velocemente possibile. E potete darlo a livello radicale, perché i tricodermi è là che lavorano contro le patologie fungine. Mi raccomando. Poi in questo mese cominciamo già a lavorare preventivamente contro le larve. Mi arrivano già qualche visaglio da qualche parte d'Italia, soprattutto nel centro-sud-Italia. Quindi anche amici del nord cominciamo a prevenire le entrate, l'attacco larvale che è molto meno visibile immediatamente perché è nella parte del terreno. Quindi, eh, dobbiamo lavorare su qualcosa che non vediamo quindi attraverso tutti questi prodotti e tra poco anche i concimi granulari andremo a lavorare sullo sviluppo radicale perché questo è uno dei due periodi dell'anno di maggior sviluppo radicale questo maggio giugno e poi ottobre novembre quindi in questo caso qui usiamo del fly perché all'interno del fly come vedete dalla scheda tecnica c'è anche l'inocchio micorrizzico integrato quindi micorrize che vi aiutano con la simbiosi che vanno a creare con l'apparato radicale a maggiore sviluppo radicale. Always come ultimo prodotto o in alternativa il Power Liquid sono due prodotti ad elevatissima percentuale di sostanza organica, quindi che vanno a utilizzare e a aiutare il terreno a una maggiore fertilità. Quindi che non fa mai male perché il tappeto erboso comunque gode a trovare sostanza organica nel terreno. A livello di concimi granulari ve ne indichiamo principalmente tre. Uno è Nutraforte, un 438 al 54% di sostanza organica sul secco. È un mini -grain perché ha un SGN, quindi la grandezza del chicco di 170. In questo caso qui... È privo di cattivi odori perché la derivazione è totalmente di origine vegetale, quindi la pianta riesce in maniera diretta a poterlo utilizzare senza eh, processi chimici che modifichino il prodotto per essere veramente utilizzabile dalla pianta. In questo caso lo potete utilizzare sia sul tappeto erboso in superficie, in fase di emendamento, prima della zolla, eh, nelle siepi, nei rinvasi, in un 3% del terriccio. Quindi avete. Veramente un utilizzo molto ampio di questo prodotto qua che si sposa bene anche con tutte le piante fiorite hm? proprio per la sua parte potassica, fosforica e di magnesio. Poi avete il notissimo ormai Summer Care a cessione controllata 30 e questo vi copre 90 giorni quindi. Cominciamo già a prepararci. È chiaro che non adesso perché adesso avete ancora l'effetto degli azotati, ma verso la fine del mese o a inizio del mese successivo questi sono i potassici, saranno poi i concimi che dovrete dare. Il Prolife è l'unico, l'ultimo organo minerale 10 5 15 più di magnesio più gli, i microelementi. È un'alternativa chi utilizzare, quando, e come perché? È chiaro che dipende dal, dal numero di consumazioni che fate durante l'anno, quali siete abituati a dare, che cosa volete ottenere dal vostro tappeto erboso e in base alla tipologia anche di, vedete, titolazione. Samarkia 10.030, in questo caso Pro, pro Life 10.515, più due di Magnesio, più tutta una serie di microelementi che ogni tanto è bene dare a ah, chi mi chiede spesso io cerco di farvi variare, quindi un anno magari mi fate tutta con la linea Master Green, quindi Sprint N, Summer K, tarf, Autumn K e compagnia, un anno invece con tutte quelle della Master Green Life, quindi Pro Life, Perfect Life e quant'altro. Bene, sono andato alla velocità della luce, ma perché voglio dare ampio spazio al nostro ospite, che stasera in maniera eccezionale, visto che è quasi peggio di me nel girare l'Italia e non solo. E visto che da un po' di tempo a questa parte è partito un bellissimo programma in formato podcast, allora tanti mi chiedevano ma come, ma che interessante poi le tematiche, abbiamo fatto il podcast sulle, sulla pipì dei cani sugli adottati e quant'altro e mi chiedevano di fare da, da tramite e mi chiedevano sempre ma chiedilo a tu berga allora io perché lo devo chiedere io quando possiamo direttamente attraverso questa entrata chiederlo direttamente a tuberga berga <ride> Buonasera. Buonasera, 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 buonasera a tutti. Beh, allora, stasera ci sarà tanto di chiedi alto nel senso che non solo ti farò fare la parte sulle macro terme. Quindi la zona verde macro. Quindi un'introduzione dopo quella che aveva fatto Filippo la Franca il mese scorso, adesso, in questo mese, nel centro-sud Italia, ma qualche cosina anche nel nord Italia, che stiamo cominciando a vedere. Vediamo come entrare veramente come anche qui protagonista e come alternativa delle macroterme. E poi ti farò fare anche un lavoro che io ti leggerò le domande alla fine. E stasera, le domande le fate poi. Lui eh. ci proviamo. Allora, grazie, Marco. Grazie a tutti. Davvero ospite. Sono qua quindi a pubblicizzare le iniziative delle quali faccio direttamente parte, quindi il chiedio la tuberga, grazie Marco, quindi dovrebbe essere il settimo episodio, sarà specificatamente sul taglio, che sì. è un'operazione che passa sempre in secondo piano, quando invece in realtà è assolutamente determinante non solo per la salute del prato, ma anche per i benefici del prato, del quale si può trarre bene proprio interesse. Anche come risparmio economico Chiaro. quindi l'operazione del Prato è un qualche cosa uh, di assoluto interesse, mh, si cerca di dare sempre qualche chicca, qualche curiosità. Certo, certo? sì, assolutamente. Si parlava prima poc'anzi, poche anzi, prima della tua entrata, dei miscugli d'ombra, che se tagliati male, eh, si vanno a perdere nell'arco di una mezza stagione. Ecco. Assolutamente correttissimo. Quindi, io ti lascio. Non so se devi utilizzare lo strumento, io ogni tanto me ne avvalgo. So se... Strumento numero uno, in questo <ride> caso, data è, è questo. Eh? Quindi, no. Allora, cosa ci porta il calendario verde? Che cosa ci propone il calendario verde per quanto riguarda il discorso delle macroterme? Sicuramente ci stiamo avvicinando, tempo permettendo, ma condizioni climatiche tradizionali ci stiamo avvicinando alla possibilità dell'inserimento della semina di essenze macroterme a diverse latitudini, eh? perché oramai le macroterme sono anche diventate di estremo interesse, per esempio per quanto riguarda il verde sportivo, anche al, ben al di sopra di Roma o di Firenze, Chiaro. che erano delle normali stazioni nelle quali venivano prese in considerazione. Quindi parliamo un attimino di semi. Sì. La proposta Bottos è una proposta che volutamente è andata a prendere in considerazione la più ampia possibilità, tenendo in considerazione anche una capacità di spesa che poi l'utilizzatore poteva prendere in considerazione. Sì. Lo diciamo chiaro e subito, ad esempio non c'è la presenza di Zoisia, che è una specie che può essere presa di estremo interesse, ma dove attualmente la produzione non è in grado di fornire un prodotto di qualità assoluta e certa, tale per cui viene lasciata un attimino da parte. Quindi cerchiamo sempre di comunque tutelare il mercato al 100%. Eh, riteniamo, come Bottos, tu per primo, tutti quanti noi che operiamo all'interno di questa struttura, che la trasparenza, la sincerità e il servizio siano l'elemento determinante comunque per poter avere questa continuità nella proposta e per poter avere questo rapporto diretto con gli utilizzatori okay. privati barra professionisti. Certamente sì. Partiamo con una piccola scaletta sul seme. Eh, io vengo tacciato di essere un pochettino lungo, quindi tu, Marco, prendimi per bene, io... nel momento in cui sarò eccessivamente brutto. Tanto prolisso. fuori camera abbiamo i piedi. Quindi... Beh, molto, molto bene. Allora, seme: con eh, l'idea di macroterma, con la parola di macroterma, viene subito in mente la principessa numero uno, la gramigna, ok? Croce delizia degli utilizzatori del prato. La volontà, ma voglio dire anche la capacità di Bottos, è quella di riuscire a trasformare questa croce in una delizia. Quindi, che cosa propone e cos'è secondo me di estremo interesse nella lettura del calendario verde? L'idea di avere delle opportunità, dei colpi a disposizione per poter trovare la risposta più consona a quelle che sono le mie esigenze e le mie aspettative di fruitore del verde. Quindi, non è vero che la gramigna è un infestante o meglio, il concetto di infestante è un concetto relativo, perché se a me piace un prato fatto di margherite, non vado a effettuare operazioni di diserbo e la margherita bellis perennis per me diventa un'essenza da coltivare. Lo stesso concetto va a essere insito anche nella gramigna stessa, quindi nel Cinodon dactylon. È un'essenza macroterma, c'è cioè un'essenza ciclo C4, come tutte quelle che presentiamo, significa che nella seconda fase della fotosintesi produce... Delle sostanze a 4 atomi di carbonio, quindi ha una capacità fotosintetica superiore rispetto alle essenze microterme tradizionali, ed è questo il motivo per cui si sviluppano maggiormente durante il periodo estivo e non durante il periodo invernale. Quindi sfruttano meglio le ore di luce a disposizione che ci sono nell'arco certo. della giornata. Gramigna, essenza che contiene rizomi e stoloni, quindi degli organi propagativi sono dei falsi fusti, quindi non sono radici, quelli che si vedono sotto terra, quando si vede un organello, un fusticino bello cicciotto, di colore biancastro, è un organo, ripeto, propagativo, che permette alla pianta la prosecuzione, nell'ambito temporale e nell'ambito spaziale, con Gramigna si intende sempre una grandissima famiglia, in realtà Gramigna è una specie, Chiaro. abbiamo detto Cynodon dactylon. È un seme di tipo commerciale quindi c'è la possibilità di andare a prendere in considerazione o il seme base cinodon dactylon gramigna un po' più rustico, un po' più grossolano, tessitura un pochettino più larga, distanza tra gli internodi un pochettino più pronunciata. Quindi, se vogliamo, Marco, una copertura un attimino meno densa, meno fitta del prato dal cinodon dactylon migliorato. Migliorato geneticamente, la genetica nel tappeto erboso, tu l'hai ricordato già tante volte, non avviene mai attraverso delle modifiche degli OGM, ma avviene sempre attraverso un processo massale, quindi attraverso sempre l'incrocio di varietà presenti in natura, per cui il percorso è molto lungo, sì. si parla di decine e decine di anni per arrivare a una nuova varietà ed avere quindi un individuo che abbia delle caratteristiche per noi consone. Quindi la proposta Bottos è una proposta duplice, esiste quindi il prodotto a nome Gramigna ed esiste il prodotto a nome Bermuda Grass. Con il termine Gramigna, Bottos intende un prato un po' più rustico, un po' più spartano, caratteristiche altezza di taglio tra i 2,5 e mezzo e i 3,5. Ok? Con Bermuda eh, Bermuda grass si intendono eh, varietà un blend. Quindi si vuole creare già anche una differenziazione intraspecifica con quelle minime varietà che, però, un pochettino più resistente alla determinata malattia, l'altra varietà un pochettino più all'ombra, una più resistente al calpestio, una più alla siccità. Quindi quella, quella piccola, ma comunque presente differenziazione all'interno della varietà stessa, con delle varietà che sono state selezionate. Per un uso prettamente adatto a Peter Boso, anche ad uso sportivo. Ci sono campi di Serie A qua in Italia che utilizzano questo tipo di, di, di materiale, questo tipo di prodotto. Posso, posso dire? Prego. Dopo 22 anni il Bologna è ritornato oh, in Europa, giusto? Quindi Assolutamente ecco. sì, ci auguriamo che riesca a elevare ancora ulteriormente, quindi andare proprio in Champions, perché se lo meritano dall'altra parte ed è il campo non solo dello stadio, ma anche i campi di allenamento sono eseguiti, sono costituiti esattamente da questo tipo di essenza. Quindi il taglio può essere decisamente, non voglio dire più performante, nemmeno più impegnativo, diverso. Può essere fatto con macchina elicoidale, eh, può essere portata a 12-15 mm, quindi per esempio nell'ambito sportivo una scorrevolezza della palla Femotorio. squisita, eccezionale. Eh, tutti quelli che vanno in quella struttura, tutte le squadre avversarie chiedono cosa avete fatto, cosa avete usato e cosa state facendo, quindi ne siamo oltremodo soddisfatti. Difetti, sai perfettamente anche tu Marco che una moneta ha due facce, una medaglia a due facce, quindi non è sempre tutto oro quello che luccica, anche la Bermuda barra Gremigna si porta dietro un difetto che è quella della mancata sopportazione alle condizioni di ombra. Quindi Marco giustamente prima ha specificato che ci, può essere, ci possono essere delle condizioni estremamente difficili, perché nel giardino ci piacciono le alberature, perché c'è l'ombra della casa, perché c'è il campanile del paese che mi fa ombra, benissimo. La gramigna, barra la Bermuda, tutte queste cose non, sicuramente non le desidera. È simpatica, tra virgolette, perché per esempio disegna per... Pressoché perfettamente la chioma dell'albero sì, sì. che le sta dando fastidio, quindi la disegna proprio con: eh, non aspettiamoci, non aspettatevi che né il blend Bermuda grass né tantomeno la gramigna possano risolvere questa situazione, perché è una mh, situazione di tipo specifico. Esatto. Dosi di semina? Eh, tutti i semi oramai di gramigna e del blend Bermudagrass sono semi eh, cosiddetti chiamati non nulled, cioè non vengono decorticati. Questo viene fatto per facilitare la pratica della semina, perché il seme di gramigna è molto piccolo, quindi diventa difficilmente gestibile dal punto di vista della manualità, sì. si lascia volutamente, viene lasciato volutamente il glume, le particelle che accompagnano l'endosperma, ok. Per rendere più facile questo discorso di distribuzione, questo comporta una dose di semina che i sacri testi, sui quali anche noi ovviamente ci troviamo d'accordo, riportano tra i 10 e i 15 grammi. Chiaramente questa densità, questa dose di semina è in relazione alla velocità nella quale io voglio ottenere la chiusura del prato. Quindi più voglio essere, senza esagerare, più voglio essere veloce nella chiusura e un pochettino posso aumentare, fino anche arrivare ai 18 grammi. Seminare bermuda grass sopra i 20 grammi, non voglio arrivare a dire che è un errore tecnico, perché sono delle semine a quel punto estremamente particolari, per la giardineria classica, per la, la composizione, l'ottenimento di un tappeto erboso, di un prato, del giardino, diventerebbe, una pratica, diventerebbe uno spreco di denaro. Quindi... Voglio spoilerare una domanda... Eh, Come a Reale Federico, fin dove riusciamo a spingerci? Allora, eh, io posso dire questo, arrivando con delle comparazioni che possono essere più semplici dal punto di vista del verde sportivo: lo stadio di Como è eseguito in Bermuda Grass, quindi sto parlando di una latitudine decisamente importante eh, l'occhio è sempre qualcosa che ci aiuta molto nella visione, nella visuale che noi abbiamo di quello che ci circonda. Quindi la natura ci insegna tante cose. Nel momento in cui io vedo un uh, sviluppo di gramigna spontanea in prati, in rotonde dimenticate, mi sta dicendo che lì io ci posso stare. Mm? Quindi certamente non vado a mettere alle appendici del Monte Bianco. Chiaro. Però eh, io arrivo dalla città di Torino, la città di Torino può assolutamente essere presa in considerazione come già è intervento in con, la, con il blend Bermuda grass piuttosto che con Gramigna. Fermo restando che sono consapevole dell'altra parte della medaglia potenzialmente poco piacevole, che è quella della dormienza invernale. Cioè, tutte le macroterme, quindi Gramigna e Bermuda comprese, sotto determinate temperature. Fanno qualche cosa che le microterme non fanno, che Royal Blue non fa. Okay? Eh, al sud, per esempio, chiamano prato sempreverde un prato base di festuca rondinacea e poi invece c'è tutta la categoria delle macroterme, eh, due numerini, magari ce li si può ricordare: la gramigna barra (la bermuda) arresta la sua fase di crescita quando le temperature dell'aria okay, arrivano ad essere intorno ai 10 gradi, smette di crescere mantiene il suo colore, ma da quel punto di vista è diventata pigra, sta già mettendo in atto i suoi processi, l'orso yogi che va in letardo, esatto, quindi sì. perfetto. Quando la temperatura si avvicina agli zero gradi, ma basta poco, eh? basta, non deve essere una settimana di fila, la gramigna completamente, i puristi dicono inviandisce, eh, altre persone dicono diventa gialla. Sì. Ok? <ride> si sì, diventa color paglia e tiene questo stato di dormienza non è assolutamente morta. Eh? La pianta continua a respirare, certo sta facendo quello che facciamo noi di notte: dorme, okay? si riposa, utilizza le sue sostanze di riserva che tu, bravo manutentore, le hai dato nella fase precedente per risvegliarsi quando le condizioni ambientali di fotoperiodo, quindi in realtà le ore di buio, ma comunque la lettura più facile, le ore di luce e le temperature sono di nuovo adatte per ripermettere la ripresa vegetativa. Quindi gramigna resistentissima al calpestio, eh, decisamente a, resistente alle temperature, alle alte temperature, altra caratteristica positiva della gramigna è il risparmio idrico. Certo, non si può dire che con Bermuda grasso o con gramigna non ci sia un risparmio idrico, Come? diventa decisamente importante soprattutto nei periodi caldi, Altri numeri da un 30-50% a seconda del regime idrico per noi abituale, barra tipologia di microterma che era se fosse una grostis che diventa difficile, il risparmio è decisamente sì. importante. C'è una festuca rondinacea il risparmio è un pochettino più contenuto. Quindi queste sono le cose estremamente interessanti. Le cose, non voglio dire poco piacevoli, le cose da conoscere per scegliere bene sono la scarsa propensione all'ombra, per non dire nulla. E la decolorazione invernale. Ha parlato Federico con una parola chiave, scelta. Ok, perché mi è parso di capire, poi noi ci siamo confrontati tante volte, che la scelta non deve essere per far di meno. Giusto? È correttissimo quello che tu stai dicendo. Eh, questo è un messaggio, non solo sottoscritto, non solo i tecnici come Marco, ma secondo me tutti devono portare avanti che per avere un prato sane e bello. Le macroterme sono un'opportunità e, come tale, vanno curate. Il concetto che viene ribadito sempre, tante volte, di un elemento vivo e che quindi deve compiere tutte le sue funzioni vitali, che vuol dire nutrirsi, che vuol dire respirare, che vuol dire buttare via le sostanze di riserva, che vuol dire difendersi dagli attacchi esterni che possono essere stress biotici piuttosto che abiotici. Ok? certamente io de le devo tenere in considerazione e anzi, se durante l'estate la festuca londinacea fa il discorso inverso, rimane un po' più tranquillina, la gramigna, come le altre macoterme, galoppano come dei cavalli dei puro sangue. Sì. E caspita se ci devo dare da mangiare quando uno corre veloce, eh, furia, non ci riesce. Tu sei giovane, quindi non no, so non se so. ricordi eh, sì, 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 Furia vale. Cavallo del West. Esattamente, certo. lei beveva solo caffè, la gramigna un po' di azoto lo vuole, sì. e magari non solo azoto, magari qualche cosa di più completo, non solo la gramigna, ma anche le altre macroterme. La gramigna, tendenzialmente, è sempre stata la proposta sulle quali si sono fermate, non voglio dire per facilità, ma perché c'è stato anche un impiego un po' più variegato, un po' più ampio, del discorso macroterme. In realtà le macroterme sono una categoria molto più ampia. Ok, Bottos all'interno della zona verde macro prende in considerazione, per esempio, altre due tipologie più una terza che si accompagna. Le altre due tipologie sono Penisetum clandestinum gras, e eh, Baia gras o notatum. Perché vengono introdotte anche queste tipologie? Uno perché, per esempio, rispetto alla gramigna, resistono un pochettino meglio all'ombra, sono sempre macroterme, come sono sempre delle essenze graminacee, Quindi, comunque, una certa quantità di luce, una certa percentuale di luce, soprattutto meglio se arriva la mattina, sarebbe buona norma comunque averla. Hanno sempre un portamento decisamente prostrato, con produzione di stoloni e di rizomi. In passato la selezione le aveva un po' dimenticate perché era un pochettino difficile eh, riuscire a ottenere dei programmi di sviluppo adeguati eh, con materiale raffinato. Kikuyu grass, mi ritorno quindi il Kikuyu alla tua domanda di prima: ha un areale un pochettino più basso rispetto a Bahia sì. oppure rispetto a Gramigna barra Bermuda. Il motivo è molto semplice: tiene molto di più il colore. Quindi è meno pigro nell'andare in dormienza durante il periodo estivo, ma questa minor pigrizia può potenzialmente diventare un'ipotesi di rischio. Mi spiego ancora meglio? Nel momento in cui arriva la bassa temperatura, arriva la gelata, arriva qualcosa di fastidioso per una macroterma, per una pianta 5C4, gramigna si è difesa perché è andata in dormienza. Quindi sta dormendo, non mi stai dando fastidio. Il fatto che Kikuyu rimanga più verde, soprattutto negli areali del nord, se devo dare una semplificazione, dico fondamentalmente da Bologna in su, la scelta del Kikuyu diventa molto interessante se sono zone di mare, okay? se sono zone dove comunque gli inverni sono miti, se sono zone della bassa, eh, a livello del Po, dove ci sono delle belle nebbie e alta umidità, certamente non sarebbe una scelta che noi come bottosa andiamo a consigliare in okay. quelle situazioni. Bahia è una via di mezzo. Bahia riesce a essere molto aggressivo con il caldo. Mm. Nel sud viene in parte chiamato gramignone insieme allo Stenotaphrum secundatum, che è un'altra tipologia di, di macroterma, quindi è molto conosciuta nel sud Italia come tipo di essenza un andamento sempre prostrato con una foglia un po' più grossolana rispetto anche a Kikuyu, rispetto a Gramigna, richiede un'altezza di taglia un po' più alta, stiamo parlando dei 5, dai sì. 4 ai 6 centimetri. La dose di semina è più o meno simile, il Kikuyu ha un seme un po' più grossolano, quindi un pochettino di più, si possono arrivare fino ai 20 grammi, con la dose di semina. Bahia è stata introdotta perché ci sono state delle grosse evoluzioni nel mantenimento della foglia, il non tendeva ad andare in marcescenza durante il periodo invernale, quindi lasciava lo stecco, tipo mais e perdeva le foglie. Le nuove evoluzioni sono quelle che riescono a mantenere come la gramigna la parte virgolette legnosa, ma comunque anche dare lo stesso la sofficità che ci sia o che non ci sia un'eventuale operazione di trassemina con dell'oietto durante uh -huh. il periodo invernale a mantenere lo stesso la sofficità e quindi il piacere di eh, andare nel prato. Lunghissimo, fammene dire ancora una. Non è una macroterma, è una convolvulacea la dicondra. L'abbiamo inserita in zona verde macro perché, comunque, anche per lei il periodo di semina inizia a essere questo: tra sì. maggio e giugno sono i periodi ottimali. Resiste dal suo canto bene all'ombra, non tanto bene al calpestio. Grande vantaggio della dicondra, certamente la richiesta dei tagli è molto molto limitata. Ok, ti faccio una domanda: non vorrei spoilerare il podcast di chiedere autobergare oh, sui vai. tagli. Cosa vuol dire lasciare andare il taglio sulle macroterme? Allora, eh, la macroterma è un'essenza eh, vigorosissima, ok? Quindi, un'essenza che se tu la sostieni, io la definisco un elastico, la puoi tenere molto male, ma se vuoi ottenere delle performance diventa davvero una Formula 1, diventa davvero una Ferrari, una, una Ferrari con New Way, con i nuovi <ride> progettisti che magari arriveranno, esatto. Eh? Quindi, allora, da quel punto di vista, anche attraverso il taglio, io riesco ad operare su una spinta delle gemme avventizie. Essendo una eh, di tipo, essendo le macrotermi di tipo prostrato, ok, le gemme laterali, vi spiego meglio. Se io taglio una festuca rondinacea con un apice meristematico che è posta al colletto ma che è comunque un pochettino alto, okay? da quel punto di vista io faccio sviluppare però delle gemme laterali che sono sempre in vicinanza del colletto. Un'essenza di tipo prostrato, tipo la gramigna, mh, tipo bermuda grass, ha tutta una serie di gemme avventizie che sono nella base della pianta che si chiama nodo. Okay? Esiste quindi quella parte più cicciotta, più dura, nodo, il pezzettino di stelo, internodo, e partono le foglie. Sì. Nel momento in cui io con il taglio posso dare un'operazione che viene chiamata scalping, quindi abbasso fortemente, metto la pianta poi nella volontà di far partire tutte le gemme avventizie che in una macroterma sono di più perché partono dai nodi, non solo. Io posso fare anche delle operazioni diverse, che è il taglio verticale, quindi in quel caso è il vertical, e in quel caso lì propagare la pianta proprio perché questo nodo sono delle cellule meristematiche, quindi sono delle cellule ancora indifferenziate, che nel momento in cui io compio determinate operazioni faccio decidere alla pianta se diventerà una radice, se diventerà un fusto, se diventerà una foglia. Sono okay. le cellule staminali delle, dei vegetali. Otto. Quindi col taglio io posso giocare molto sulle gramigne. Certa, sulle eh, macroterme, scusami. Certamente tendono a fare cuscino. Quindi, e in questo lo dico io, non lo dice lui: la gestione di una macroterma durante il periodo estivo richiede una gestione dei tagli adeguata. Non metto una macroterma e poi mi dimentico di tagliare, perché viene una foresta amazzonica dove sprofondano e perdo i bambini quando vanno a giocare, quindi questo non lo faccio. Vuol dire che devo fare un taglio alla settimana? Sì, anche durante l'estate altrimenti tende poi a ingiallire anche sotto tende a ingiallire perché la foglia rimane sempre sulla parte tendenzialmente superiore e poi ricaccia però dal punto di vista estetico fa molto cuscino se non segue in maniera adeguata il taglio e questa operazione di scalping quindi questa eliminazione della parte vegetativa che è quella che fa la fotosintesi viene eh, esasperata bene, dopo che abbiamo fatto veramente una... Un ventaglio su quello che è la nostra proposta all'interno delle macroterme, c'è una concimazione dedicata sì. a tal proposito. Ce ne sono diverse, perché, essendo, del concetto di prima, essendo degli esseri viventi modificano le loro necessità in base alle condizioni ambientali, andiamo di nuovo sul discorso generale, eh, Marco. Ho una pianta che va in dormienza ho oh, il mio orso che è andato in letargo, che ha consumato le sue sostanze di riserva, che sì. si risveglia all'inizio ancora un po' addormentato, ma poi dopo c'è una fame non da orso, forse da lupo, non so nemmeno come definirla, poi quindi quello che cerca di tirare tutto sì. quanto dentro. Cosa fa il bravo manutentore e cosa deve fare Bottos nella proposta dei, dei prodotti? Deve creare un prodotto di risveglio vegetativo, che sia, vediamo se riesco a, a, a farmi comprendere, che sia delicato ma brusco nello stesso tempo. Lo sto dicendo esattamente l'opposto con i due sì. termini. Deve essere delicato perché io devo rispettare una pianta che in questo senso ha ancora, è ancora lì che si sta stiracchiando, è ancora lì che sta dicendo ma fa caldo, fa freddo, c'è abbastanza luce, non c'è abbastanza luce, devo stare ferma nella mia nicchia o posso iniziare a esplorare il territorio. Devo essere delicato, la scelta è andata a cadere su una tecnologia che si chiama Purcote, quindi su un prodotto. Si chiama Speed Green il prodotto specifico, è un 2510 come titolo, dove contiene una percentuale, il 12%, di questa tecnologia dove il rilascio dell'elemento nutritivo per eccellenza, di spinta vegetativa, che è l'azoto, deve essere, ed è qua il discorso del delicato, deve essere presente, deve essere continuo e deve essere dato in una maniera, virgolette, a mo' di carezza. Non solo per cercare di, abbiamo parlato di temperatura per il risveglio, e per aumentare il discorso della temperatura del terreno, dentro il concime speed green è stato inserito un altro componente di estremo interesse, quello che viene definito sostanza organica nobile, che sono acidi umici, acidi fulvici e precursori degli acidi umici. Okay? Quindi si sta parlando di qualche cosa su base organica, dei composti che sono estremamente disponibili già anche per la pianta. Quindi attivano l'azione dei microrganismi all'interno del terreno, ma nello stesso tempo sono anche in grado di fornire dei peptidi, delle proteine, okay? alla pianta stessa. Quindi questa è la fase delicata che è richiesta nel momento di rinascita, di risveglio della pianta. Ma quando poi la pianta si sveglia che ha preso il suo caffè, a quel punto deve correre perché deve andare a lavorare. Eh, se, no, Chiaro. Non, Chiaro. se no, non la paga, esatto. eh? cioè, non porta a casa la pagnotta e a quel punto sì, che allora c'è una combinazione di azoto ammoniacale, di azoto ureico insieme a tutta una serie di altri elementi, si sta parlando di magnesio, quindi per l'effetto colore per potenziare la fotosintesi che danno il brio e che danno quindi l'accelerata al, alla pianta stessa. Quindi, Speed Green è stato costruito apposta per essere delicato nella prima fase ma. Voglio dire aggressivo, cioè insomma, di poi io bimbo ti spingo a quel punto tu, tu sei supporto, grande e. tanto supporto. Esattamente. Ecco, io non so voi che, chi ha le macroterme con lo Speed Green spiegato da, dal dottor Tuberga quando andate a distribuire vi affezionate già praticamente. <ride> quando... E quindi quello che adesso arriviamo a chiudere il cerchio perché si parla tanto di nutrizione, ma si parla anche di integrazione o anche un po' di protezione di queste macroterme che abbiamo già detto con Filippo la scorsa volta che non è proprio così vero che non si ammalano mai no se non si ammalassero mai sarebbero dei fili di plastica <ride> e non sarebbe qualcosa di vivo <ride> e, e viva la vita quindi certamente ci sono delle condizioni che possono mettere in difficoltà anche o forse soprattutto le essenze macroterme in determinate mh, proprio situazioni sulle quali si interviene proprio come hai detto tu in maniera corretta, hai usato il termine integrazione, mh? hai usato il termine di formolo scheletro attraverso una nutrizione di tipo granulare, lo speed green per quanto riguarda la fase iniziale, ci sono poi prodotti che si differenziano durante la fase di manutenzione eh, della cramigna, della macroterma durante un'estate anche poi avanzata, Certamente ci sono delle situazioni di potenziamento, di integrazione, di miglioramento, non solo in termini qualitativi, ma in, quindi non solo in termini prestazionali, ma fondamentalmente anche in termini proprio di salute della pianta stessa. È il concetto che è molto caro, a Bottos. Prato sano e bello. Il prato sano e bello vale che tu usi un Royal Blue, vale che tu usi una Bermuda Grass, vale che tu usi un Royal Park così come tu vada a mettere della di condra piuttosto che del, del Bahia. Il concetto è correttissimo, quindi si sta parlando di interventi liquidi, quindi di interventi facili, immediati, pronti all'uso, si sta parlando di due prodotti in maniera particolare, uno si chiama Stronger che è un vero e proprio concime e uno si chiama Promoter che ricade nella categoria dei fertilizzanti. Fertilizzanti e concimi non sono la stessa cosa. Il concime fa parte dei fertilizzanti, eh. Quindi i fertilizzanti è un gruppo più ampio, il concime si nutre si occupa prettamente, quasi prettamente dell'aspetto nutrizionale. Quali sono le caratteristiche di Stronger? Anche lì, di nuovo di riuscire a sviluppare un discorso di rilascio di vitamina, di integratore, di spinta. Cosa con un titolo bilanciato? 11 di azoto, 11 di potassio con una piccola percentuale di ferro, guarda caso sotto forma chelato perché non deve dare fastidio per quanto riguarda camminamenti, per quanto riguarda bordure, per quanto riguarda ustioni anche fogliari. E questo 11 di azoto viene suddiviso in una parte a lenta cessione, metilene e una parte di azotoreico. Quindi io posso decidere come usarlo. Posso decidere se impiegarlo con tanta acqua e quindi un assorbimento radicale le dosi sono un po' più alte, posso arrivare fino a 600 ml su 100 m quadrati, 600 grammi, scusate, su 100 m quadrati. Posso usarlo con meno acqua, quindi assorbimento fogliare, far lavorare immediatamente l'urea, vado da 150 a 400 grammi su 100 m quadrati. Quindi, Stronger si occupa comunque di un mantenimento dell'aspetto prestazionale, dell'aspetto salute attraverso la nutrizione quindi io mi nutro e di conseguenza sono sano. Promoter ricade nella categoria dei biostimolanti, quindi per questo è un fertilizzante. In realtà Promoter, se vuoi un'accezione ancora un po' più particolareggiata, ricade nella categoria dei probiotici. Promoter è un elemento di estremo interesse per quanto riguarda un discorso di eh, manutenzione di un sistema e il sistema non è più la pianta. Il sistema diventa pianta e substrato colonizzato dalla pianta, quindi diventa, che prende in considerazione finalmente, anche la radice. E quindi io utilizzando dei prodotti ricchissimi di metaboliti secondari derivati dalla fermentazione di lattobacilli, quindi di elementi vivi che producono delle sostanze immediatamente utilizzabili, dalla microflora del terreno stesso io rendo un qualche... probiotico vuol dire favorevole alla vita Chiaro. vuol dire che io attraverso questo prodotto il dosaggio infatti diventa molto più basso perché vai dai 50 ai 250 grammi su 100 metri quadrati ma ne faccio un uso continuativo cioè sostanzialmente il promoter è quella non è una medicina perché è sbagliato il termine medicina ma è quell'elemento che continua a mantenere la situazione in perfetto equilibrio. Quando tu utilizzi il termine, tu lo usi, quando parli di prato usi il termine di armonia, eh? tu stai parlando di un impiego di promoter, non solo lui, perché rende questa situazione in perfetto equilibrio. Restituisce la biodiversità, cioè tutte queste parole che piacciono tanto anche al legislatore. Se non c'è una questione di armonia, se non c'è una questione di equilibrio, io non riesco a sostenerle, eh? non riesco a mantenerle. Chiaro. Chiaro. promoter lavora in quella direzione. Beh, eh, voglio fare un'assonanza che è sì, molto borderline, ma ho scoperto recentemente che tutti questi liquidi, non solo quelli di cui tu hai parlato, ma anche tutti gli altri di cui ho accennato stasera. Sono particolarmente in, in tutte le case dei bonsaisti. Sì. Eh? Perché loro fanno anche proprio questa sonanza. Il tappeto erboso è una pianta, quindi è una pianta a bonsai rispetto a quello che potrebbe essere nella sua natura. Dove Ma guarda è... che tu stai dicendo una cosa che è sacrosanta. È correttissimo. E mi fa piacere, perdonami, userò questa, questa <ride> similitudine che tu hai portato perché è correttissima. Il da che tu stavi dicendo, la festuca randinacea che diventa 1,20 m, spara giù delle radici a 50-60-80 cm. Una grostis che è tagliata a 3 mm, 3 mm e mezzo, ma come caspita fa a buttare giù le radici a 50 cm? Certo. E allora forse devo cercare io di costruire un sistema che possa facilitare tutto ciò che per lei diventa difficile perché io l'ho limitata. Per l'uso mio. Chiaro. Se io taglio una festuca a 4 cm, sono bravo, la taglio a 5, sono bravissimo, la taglio a 6, sto dicendo di alzare, non sto dicendo di abbassare il taglio, ok? A quel punto io sto già di mio con le operazioni agronomiche aiutando il prato stesso, ma non basta. Non basta perché io sto diventando sempre più esigente, io utilizzatore. Certo. Mh? E diventare esigente vuol dire che avevo un bel prato al sole... E poi è nato, questa è un'abitudine un, per esempio della mia famiglia, eh, una tradizione della mia famiglia, che come nasce un bimbo, eh, in casa mia ne nascono tanti, come nasce un bimbo viene regalata una pianta. Un bosco? Sì, sostanzialmente sì, anche perché poi ci sono anche sorelle, cugini, nipoti. Eh? Quindi tendenzialmente nel mettere una pianta, io sto facendo sicuramente un abbellimento del prato, è tanto piacevole fare la grande festa. Ma al bellimento del giardino, scusate, ma al prato non sto facendo assolutamente un regalo, ecco. ok? Allora io voglio mettere quella pianta, certo che la voglio mettere, e poi devo creare un sistema che permetta al prato di sopportare anche quella situazione, benissimo. Promoter, boom, a posto, ecco. Sistemato, ecco che cosa la mia famiglia deve andare a utilizzare immediatamente. Bene, allora, cari amici, abbiamo. Analizzato molto bene direi la parte delle macroterme, sia dal punto di vista delle sementi, sia dal punto di vista dei concimi e anche di quello che può essere un'integrazione liquida. Adesso abbiamo finito un po' quello che sono una doppia pagina. Io quando dico che c'è la doppia pagina nel calendario verde vuol dire che è un mese veramente molto importante. Spaventava nei corridoi di Bottos che arrivasse un calendario verde di tre pagine. No, non vorrei fare. <ride> ecco. Ma quando ci sarà quello, non chiamatemi. Esatto. <ride> <ride> Bene, però stasera a nome loro io ti sfrutto, quindi io ti leggerò le domande molto volentieri se non annoiamo gli amici. E... È già quasi un'ora dei nostri amici, quindi partite a farli, io cercherò di leggerle tutte e ci darai la tua visione, la tua risposta, i tuoi consigli. Mauro Battistello, ho seminato Royal Golf l'autunno scorso, ho traseminato 15 giorni fa, prima della trasemina, ho eseguito un selettivo foglia stretta, avendo scarsi risultati, posso ripeterlo, avendo traseminato, non vorrei mettere in crisi la pianta nuova che sta nascendo. Caro Mauro, se tu hai utilizzato un foglia stretta, Ehm, hai utilizzato un determinato principio attivo. Quel determinato principio attivo è decisamente gentile per quanto riguarda l'olium perenne e un po' più antipatico per quanto riguarda il propriensis. Quindi il mio consiglio è di non utilizzarlo. Eh, arrivo in soldoni se tu fai una trasemina dopo aver utilizzato un selettivo per la foglia stretta di solo l'olium perenne di solo ehm, Royal, Royal blend. blend piuttosto che rinnova Prato. Il giorno dopo, tu puoi ripetere l'altra semina. Se tu metti del Royal Golf, che comunque contiene della del Poa Pratensis, del Venere, contiene. I libri di testo ti dicono di aspettare tre settimane. Se ne aspetti quattro, secondo me è meglio. Quali problemi in inverno con la bermuda grassa? Sicuramente la decolorazione, se è un problema. Questo problema è risolvibile attraverso una pratica che, nel verde sportivo, è normale prassi. Perché voi vedete, noi vediamo tutti i campi da calcio, Roma, Bologna, Firenze, Palermo, Lecce, Napoli, Brescia, Como, Sp Sp Ferrara, bravissimo, e eh? noi li vediamo verdi d'inverno, perché viene fatta un'operazione di trasemina. Ecco, su questo lato qua mi inserisco velocemente nel dire che non prendetevi paura nel, nel momento in cui c'è una scelta sapiente delle macroterme. La trasemina, che solitamente nel microterma è fatta in questo periodo, semplicemente viene trasportata nel mese di ottobre-novembre, in base a dove ci troviamo, giusto? È un, semplicemente un'operazione agronomica che viene trasportata. La scelta di Bottos è di andare a utilizzare delle specie e delle varietà che possono avere poi una successiva minor competizione possibile nel momento in cui la gramigna barra la macroterma si deve risvegliare. Quindi il difetto invernale, se non ci piace il giallo, può essere recuperato attraverso un'altra semina. Va benissimo anche tenere il prato giallo, cioè nel senso con la sua uniformità, in, di nuovo rientriamo nel discorso della soggettività, ognuno scelga quello che vuole. L'altra questione è sicuramente una questione delle basse temperature, sempre che non siano arrivate in... Troppo anticipo, cioè, se arrivano con troppo anticipo cioè se la pianta è già in dormienza nessun tipo di problema fate attenzione col kikuyu certamente c'è la questione dell'ombra cioè dove chiaro, la chiaro, marroterma chiaro, desidera meno Giorgio, con quali prodotti liquidi del calendario di maggio si accoppia bene lo storico always? qui intervengo io perché faccio sempre una battuta a tal proposito l'always è come l'olio sulla bruschetta quindi direi con tutto perché vuoi aggiungere il perché, perché ha una caratteristica che ne dà il nome commerciale. Always. Assolutamente d'accordo. Mia mamma, eh, anziché l'olio sulla bruschetta, usa il prezzemolo perché lo mette <ride> dappertutto. <ride> Giusto? Quindi. Bene, ciao Yuri, ciao Antonio. Adesso che si alzano le temperature, il taglio del prato col robottino è meglio più basso o meglio più alto? Tagliare nelle ore più calde della giornata è sconsigliato? Quale sarebbe il momento migliore per il taglio del prato? Grazie mille allora, caro Yuri. È sempre Giorgio, però va bene anche Yuri. Ah, scusami, è. Giorgio, perdonami, Giorgio, scusa. E... Pensa, perché secondo me la risposta ce l'hai già tu direttamente. Quanto più io sono forte, quanto più io sono vigoroso, tanto più posso essere messo in difficoltà. Il taglio è un'operazione decisa da noi esseri umani, da noi uomini, non è decisa dalla natura. Okay? No. La natura, se la pianta è troppo alta, non c'è niente che la tagli, si piega. Ok? A meno che non sia una pecora, una mucca che vada lì a, a, insomma, a fare banchetto. Quindi nel momento in cui tu operi, noi operiamo. Una situazione di disagio, ho tagliato un po' più che i capelli, tu ce li hai ancora, maledizione, io no. no. Sì. Eh? Io devo pensare ad una pianta che sta bene. Quando è che la pianta sta bene dal punto di vista vegetativo? Empirico, primavera, autunno, stiamo dicendo delle generalità, bisognerebbe parlare di temperature, ma va bene il concetto di primavera, autunno. Quindi io posso sollecitare la pianta dal punto di vista della gestione del taglio quando la pianta spara forte. Quindi certamente adesso io posso abbassare le, le altezze di taglio. Possa passare non vuol dire che devo farla alla maniera di noi popoli latini, eh? che vuol dire che sostanzialmente il tavolo da biliardo e si vede già la terra messa sotto. Ripeto e ribadisco che dipende da dove sono posizionate le cellule del colletto all'interno della corona. ok? Quindi io Giorgio ti direi non scendere sotto i 3 cm, ti vorrei dire 3 cm e mezzo per una festuca rondinace, non scendere sotto i 2 cm, direi 2 cm e mezzo per un prato tipo Royal Golf, ok? Attenzione, sei in relazione alle temperature, chiaro. Quindi nel momento in cui dovesse arrivare l'anticiclone delle e portarci il caldo africano, il taglio, hop, io lo faccio risalire. Ore della giornata? Le ore della giornata sono sempre in relazione a una potenziale trasporto, trasposizione di eventuali eh, agenti patogeni, quindi tendenzialmente con la presenza di acqua sulla foglia. Significa che io tendenzialmente dovrei cercare di evitare le ore mattutine preste in presenza di rugiade e poi posso tagliare sostanzialmente quando voglio. Ottimo. Francesco, buonasera. Quando scegliere la distribuzione fogliare di Stronger invece di quella radicale? Francesco, eh, non ti saprei rispondere a questa domanda, nel senso che comunque una e l'altra sono due situazioni corrette. La distribuzione fogliare la utilizzo quando io voglio dare il biberon al bambino e quindi voglio che immediatamente lui sia pronto a spiccare il volo ad andarsene. Quindi, fertilizzazione fogliare vuol dire che vai immediatamente in circolo. Io vedo una pianta scarica, vedo un prato. Debole, crescita stentata. Io utilizzo lo stronger in ambito fogliare. Voglio fare un'operazione di mantenimento perché prendo le condizioni di adesso. Mi trovo in quel di Bari, dove comunque un po' di caldo, un po' più di caldo rispetto alle zone dove ci troviamo noi adesso, c'è sicuramente. Quindi la Bermuda è già in vegetazione. Eh? ma è piovuto tanto, mi ha scaricato un po' l'effetto che io ho fatto con lo Speed Green precedentemente, quindi voglio dare continuità, non voglio dare una svegliata, voglio dare continuità, in quel caso lo uso dal punto di vista radicale, più acqua. Ottimo, ottimo. Adesso abbiamo... Però abbiamo... Voglio, voglio dirti sì. che entrambe le situazioni fai funzionare certo, il prodotto. Certo, certo. Adesso abbiamo Valeria. Che Valeria è un'esperta no da, dal punto di vista sia granulare che liquidi e ha una bella domandina. Buonasera, dottori. Zona tra Treviso e Sant'Una di Piave, 850 metri quadri di Royal Blue. Inizio Iniziata continuazione a metà febbraio con Green Up, fine febbraio superar Iron, metà marzo Elpe, fine marzo Sprint N. Dieci giorni fa ho iniziato ad avere problemi di ruggine, quindi sette giorni fa ho eseguito un'ulteriore continuazione con 300 grammi di Green Up, ma ad oggi non vedo miglioramenti. Cosa posso fare? Allora Valeria sicuramente fa parte della gente bottosa. <ride> <ride> Grazie Valeria. Eh, ruggine. La ruggine, quindi puccinia, è una malattia che sostanzialmente risulta presente quando la pianta non capisce che cosa deve fare. E la pianta non capisce, certe volte per colpa nostra, per esempio una gestione sbagliata dei tagli, certe volte non lo capisce per una gestione climatico. Caldo, freddo, eh, mm -hmm. mi, mi fa 27 gradi e dopo una settimana rischio quasi la neve. Ok? Quindi certamente... Devo cercare di ristabilire una sorta di equilibrio, devo aiutare la pianta a formare un equilibrio. La scelta del Green Up, che è un prodotto a base di azoto ureico più del ferro, io credo che Valeria tu l'abbia scelta in maniera corretta dal punto di vista della ripresa della vegetazione barra del colore, Secondo me, Valeria, se tu riesci a unire a un discorso di questo tipo anche un discorso di crescita degli apici radicali, sto parlando di always, eh? sto parlando semplicemente insieme al green up di inserire nella medesima distribuzione dell'always, posso darlo tranquillamente come faccio col green up in ambito fogliare, l'always contiene degli aminoacidi. Sì. Ma l'Always contiene anche degli acidi umici, ok? Questo idrolizzato proteico ha quindi e la funzione, la capacità di svegliare la foglia, ma una volta che io ho acceso l'irrigazione piuttosto che la prima pioggia, quello che non è stato sapito dalla, dalla foglia viene comunque preso in ambito radicale e ho una capacità di ehm, riformulazione, proprio della fase terminale, quindi proprio dei peli radicali che sono quelli che succhiano, sono quelli che prendono le sostanze dalla soluzione circolante. Quindi Valeria, io dico che tu hai fatto molto bene, se riesci ad aggiungere un prodotto su base aminoacido può benissimo andare bene anche il pre-stress, se per caso Valeria dovesse avere il pre-stress a casa. Quindi farei una combinazione Green Up più always oppure Green Up più pre-stress per una situazione di questo tipo. Ok, ok, aggiungo io Valeria, mi raccomando, quando tagli... Raccogli tutto il risultato onde evitare problemi di distribuzione ulteriore. Ciao Alberto, eh, si può miscelare Sistrong con Help? Allora, il Sistrong è stato decisamente migliorato in una maniera bestiale, mi viene a dire come termine, per quanto riguarda la possibilità, la capacità distributiva da parte di Bottos. Il silicio non è un elemento che va in miscela è un elemento che rimane comunque sempre in sospensione. Quindi io non vado a creare una soluzione, hm? non faccio acqua e zucchero, ma faccio acqua e olio. Quindi ho qualche cosa che di suo io tengo in agitazione e quindi riesco poi a distribuire in maniera uniforme, ma se io lasciassi sedimentare vedo poi una stratificazione. ELP è un eh, fertilizzante, è un concime che contiene non solo tipo ternario, ma contiene anche tutta una catena di microelementi. La mia idea è di non farli insieme. La mia idea è il Si Strong, lo posso mettere e lo metto volentieri insieme con dei veicolanti e il veicolante principe può essere Water x Water Plus o Water Plus all'italiana, che è più bello Ok? E certamente mi rendono una capacità, un'efficacia del Si Strong duplice il c noi andiamo dicendo che ha un assorbimento fogliare, non solo. Il c cade giù per terra, si trasforma in acido ortosilicico, piace tanto al nostro amico Filippo e quindi lo citiamo, ha ragione, e viene a quel punto succhiato, preso dalle radici, portato all'interno della pianta e in quel caso ha la duplice funzione di protezione dall'interno e dall'esterno della foglia. Perfetto. Quindi uso questo adesivante veicolante. Non lo metterei insieme dei microelementi perché non dico che vado in nell'antitesi, dal punto di vista fisico la miscela la puoi fare, eh? la appesantisci un pochettino. Ok, ciao Francesco, ciao Marco, traseminato trasseminato con Royal Park un prato fatto l'anno scorso, interamente sempre di Royal Park, ma ho paura che non mi si infoltisca. Se non nasce posso traseminare più avanti o devo aspettare fine estate? Che differenza c'è? ad aspetto visivo tra Royal Blue, che contiene poa, e Royal Park, che ha dell'oietto, e lo Royal Strong solo festuca. Cioè, se vedo tre prati fatti con Royal Blue, uno con E, esteticamente si distinguono? Allora, di nuovo, il tentativo, la volontà, l'obbligo di, di parte di un'azienda come Bottos è quello di dare risposte estremamente trasparenti. Dal punto di vista della differenza cromatica non vedi alcuna differenza bottosa ha creato dei prodotti ha scelto delle varietà è andata a prendere delle cultivar in modo che si potessero sposare e differenziare l'utilizzo di uno più l'altro prodotto piuttosto che l'altro a seconda delle reali necessità l'aspetto estetico se tu vuoi è leggermente diverso tra royal strong e Royal Park, che si assomigliano di più tra di loro rispetto a Royal Blue, è che Royal Blue contiene un'essenza ad andamento prostrato, Poa Pratensis. Quindi, Royal Park e Royal Strong hanno una crescita verticale, salgono su le dita della mano che vanno verso l'alto. Royal Blue ha, combina il verticale con la crescita orizzontale, eh, laterale della, della Poa Pratensis. Per migliorare l'elemento di accestimento, quindi la chiusura del prato, sicuramente lavori con una gestione del taglio. Posso dire due parolacce? Se tu tagli, come si chiama il nostro amico? Francesco. Se tu tagli, Francesco, tu blocchi l'emissione di un ormone che si chiama oxina, che è l'ormone della crescita, che è quella che costringerebbe la pianta a fare la spiga, ma liberi nel contempo, la, liberi, liberi, scusami, la produzione di altri due ormoni, uno si chiama gibberellina e uno si chiama citochinina, che sono quelli dell'accestimento laterale, sono quelli che fanno sparare la pianta in no, senso no. orizzontale per far nascere dei nuovi culmi. Quindi, caro Francesco, nel momento in cui hai bisogno di far accestire, aumenta la frequenza di taglio. Aumentare la frequenza non vuol dire abbassare come un pazzo scatenato, eh? vuol dire continuare a rispettare le altezze di taglio corrette, ma tagliare. Un campo da golf su un green taglia 6 giorni su 7 yeah. la settimana, non arrivare a quel livello, ma certamente questa è una cosa che ti aiuterebbe. Due, nel momento in cui tu vedi una pianta, senti, lo senti proprio con piedi, una pianta che non ti risponde, significa, torniamo al discorso di prima, che molto probabilmente il tuo terreno in questo momento ti sta dicendo sono un po' in disequilibrio, mi manca qualcosina e quel qualcosina è sempre di qualcosa di piccolino, tendenzialmente non è mai l'azoto, tendenzialmente non è mai il potasso perché ci diamo lo sprint N, perché ci diamo il, lo slow green, perché ci diamo tutto quello che è necessario, tendenzialmente... Mancano delle cose piccoline. Sì, che in questo caso, per esempio, vedrai l'HELP come aiuto importante certo. per Francesco per dargli la possibilità di chiusura del prato. Ottimo. Simone, faccio un resoconto degli ultimi due mesetti. Trattamento radicale con HELP prima di pianificare un pre-stress mico 20 giorni prima di diareggiare, con un secondo trattamento di power liquide e trico e water plus una settimana prima dell'operazione agronomica. Ad oggi, quasi due settimane dopo la reggiatura molle con... e concentrazione di sprintenne, il tappeto erboso fatica ad accestire. Dopo temperature strane, caldo poi freddo e di nuovo caldo. Ho pensato tempo permettendo ad un over più se strong Cosa ne pensate? Penso che tu stia facendo un'ipotesi di soluzione corretta, nel senso che il tuo prato è andato solo e esclusivamente in confusione. Ok. Quindi sostanzialmente il tuo prato sta accelerando, decelerando, gli viene in qualche volta gli viene addirittura voglia di girare la chiave e di spegnere il motore, no? Credo che il tuo lavoro sia quello di costringere la macchina a rimanere sempre al minimo. Gli elementi per tenere la macchina al minimo sono promoter per quanto riguarda le macroterme, always e prestress per quanto riguarda le microterme, ci posso mettere anche power liquid, anche se power liquid se vuoi è un un pochettino diverso nell'impiego perché non fa tanto la pianta quanto piuttosto il terreno. Chiaro. Ma tutte le volte, dove noi ci troviamo ad avere qualche cosa che non ha più una situazione eh, regolare, ristabiliamo l'armonia, ristabiliamo l'equilibrio veramente con questi prodotti di una facilità, di una situazione banale. Tutto il resto della proposta Bottos sono. È una proposta riferita alla situazione specifica. Non voglio dire che questi prodotti siano generalisti, eh? perché questi prodotti hanno comunque delle valenze specifiche, ma nello stesso tempo queste valenze hanno anche una capacità di un connotato di universalità che altri materiali, non nell'ambito Bottos, nell'ambito della proposta generale, cioè di quello che la natura ci dà, non vanno ad esserci. La categoria dei biostimolanti, dove questi ricadono, nasce perché non sviluppano concetti nutrizionali, ma sviluppano concetti di ottimizzazione di tutto quello che c'è, perché quello che ha fatto il nostro amico ha già fatto, ha parlato di micopower, sì. ha parlato di introduzione di micorrize e ti tranquillizzo, le micorrize ci mettono circa 30 giorni prima di, essere, di entrare in simbiosi con la pianta stessa, quindi non sono perse, sono semplicemente rimandate per condizioni che sono in questo momento veramente un po' strane. Nel nord Italia si sta rischiando condizioni di asfissia in certi casi certo. perché c'è un eccesso d'acqua e allora io a lui direi always eh, barra press stress ma gli direi anche water plus o water x eh? sì. Sì. forse in questo caso gli direi più water x che non water plus Giovanni si può mis miscelare safe più strong più always grazie complimenti per le spiegazioni a voi che avete la pazienza di ascoltarci eh, certamente c'è la volontà da parte di tutti di fare i beveroni yes. ok quindi ci sono dei, delle pozioni magiche più facili e ci sono delle pozioni che sono un pochettino più pesanti eh, tendenzialmente per questioni eh, di, di miscibilità, quindi proprio per questioni di costituzione, io non miscelerei: questo se lo posso insegnare, help più green up. Non li metterei insieme, tendono a separarsi. Tutto quello che c'è nella proposta Bottos fondamentalmente è miscibile uno con l'altro. Il C-Strong fa un pochettino sì, la prima donna decide di voler essere un pochettino lasciata da parte e essere portata da sola. Questo non vuol dire che il Sistrong non può essere miscelato. Eh? Si può assolutamente fare, quello uh, che secondo me, Bisogna pensare comunque concettualmente che quando vado a mettere più di tre prodotti io inizio già a pesantire la possibilità di soluzione. Quindi, o devo essere bravo, o devo utilizzare degli strumenti, ci sono, ci sono per esempio, degli acidificanti, ci sono tutta un'altra serie di situazioni, o se no faccio due distribuzioni. Okay, okay. Andrea, la tua domanda che l'ho letta intanto che Federico parlava abbiamo già dato una risposta per quanto riguarda la ruggine. Procedo, Vincenzo, traseminato 14 aprile. Concimato con Biostart, crescita buona. Se il tempo lo permette, farò il primo taglio domenica. Pensavo always più Si strong subito dopo il taglio e a metà mese, summer Cave visto che il Biostart ha una durata di quattro settimane. Oppure Perfect Life, zona ligurea sul mare. Eh, troppe robe che non me le ricordo nemmeno più. Allora <ride> vado sui liquidi. L'amico si chiama Vincenzo. L l Vincenzo. Caro Vincenzo, se tu hai un prato che vedi essere nato bene, la crescita positiva e lo senti acquoso, ma lo senti con i piedi, eh? cioè, lo senti ricco d'acqua, io farei non always, farei si strong, okay. cioè sono due situazioni diverse, il C-Strong ti aiuta a creare una foglia turgida, l'ha spiegato bene prima Marco, quindi vuol dire un qualche cosa che sopporta bene gli stress, sopporta bene il calpestio, ma vuol dire che sopporta benissimo la traspirazione che avviene da parte della pianta, quindi le potenziali perdite di acqua e quindi di conseguenza anche un discorso di patologie. Quindi, Vedo il mio operato debole, come lo vedo? Ci cammino sopra e quanto mi rimane l'impronta schiacciata, eh, quindi a quel punto mi rimane per più di 10-15 secondi, ci dò il strong. Nel momento in cui io invece voglio fare un'operazione, per quanto riguarda il discorso dell'armonia, del, dell'equilibrio che si diceva prima, always non fa mai male. Eh? e perdonami Vincenzo mi sono perso per l'altra suoi... continuazione chiede se a metà mese sarà sì. meglio fare poi Summer Kay oppure Perfect Life eh, sei un mago e tu hai la sfera di cristallo <ride> eh, se le temperature sono quelle pazze di adesso tutta la vita è Perfect Life eh, se le temperature sono quelle tradizionali seguite assolutamente il calendario verde e quindi Summer Kay ok perfetto Simone Locatelli Ciao con Fly! Si riesce a limitare la Popiglia japonica? Sono in provincia di Monza e l'ho già notato in superficie tutta la vita, sì. Il disciplinare della regione Lombardia parla, vircolette, obbligatoriamente, nelle zone di Popiglia di due trattamenti con prodotti base metalrizzo manisoplia, che è uno dei costituenti del Fly. Quindi. Tutta la vita assolutamente sì, certamente, se sono nelle fasi iniziali sono più efficaci. Aggiungiamo anche WaterX, WaterPlus che sicuramente. Mm. Ok. Eh, Simone, ora è il blu, In questi giorni non è bello verde scuro, potrebbe essere troppa pioggia o le temperature altalenanti. Ho concimato regolarmente, Sprint dato ad inizio marzo e vari prodotti liquidi. Inoltre, alla base è normale che la Festu caroninacea non sia folta. Taglio 6-7 centimetri, grazie. Siete al top. Deve essere la popilla japonica che... Si sta suonando l'allarme. Eh, la la... Ma non c'è problema, eh. Non vi preoccupate. siamo Noi, ci noi stiamo... rimaniamo, rimaniamo. Ci stiamo difendendo <ride> bene. <ride> eh, non si può abbandonare la... Eh, gara. Sono le improvvisate della diretta, no? Intanto... Allora, per quanto riguarda il discorso del colore chiaro. Il colore chiaro è sicuramente indice... Di una minor concentrazione di cloroplasti, quindi di una minor quantità di clorofilla, quindi di una minor capacità fotosintetica, perché la pianta si è svuotata. Allora è vero che tu hai detto che hai fatto le fertilizzazioni, ma se le tue fertilizzazioni purtroppo per te sono state in parte dilavate da un regime idrico che è decisamente stato poco simpatico durante il mese di aprile, ha consumato in parte purtroppo ciò che tu hai dato. Non fare in questo momento se tu avessi voglia un'ulteriore fertilizzazione granulare se non è ancora la tempistica che tu hai programmato nel tuo piano. Intervieni con un'integrazione di prodotti liquidi, esattamente come hai detto tu prima, Marco? Perfetto, perfetto. Eh, questo, mm, boh, anche Emanuele ha fatto un, una, una domanda sulla ruggine, eh, Francesca. Buonasera. Francesca Trenti, buonasera, sono Gianfranco, quindi sarà a nome di, sta parlando a nome di un altro. Ho da realizzare una nuova semina in una vasta area della zona del Chianti, area per l'80% soleggiata, terreno sassoso, e ben drenante. Sono a chiedere consiglio sulla varietà del seme da utilizzare, la congevazione durante la semina e successiva. Grazie e complimenti. Rispondo io qui dicendo scrivici sul sito, c'è... Vai a vedere, c'è una mail dell'infotecnico, scrivici là dove dietro ci siamo comunque noi agronomi, dove ci descrivi bene anche con qualche foto, ok? E lì. Valuteremo bene la tua casistica e ti daremo tutti i consigli anche per tutte le domande che ci hai chiesto, perché in questo momento penso che concorderai, Federico. Ci mancano un po' di notizie. Gianfranco è un amico e una persona che conosco, ah, eh, ed è un vivaista di primissimo livello, come tutta la sua famiglia. Concordo con te che. Sono, ci sono stati dati degli elementi, ma altri ne mancano. Quindi, anche l'impiego successivo che si vuole fare di, di quest'area, se è un'area che poi sarà calpestata, piuttosto se è un'area che rimane perennemente all'ombra, se è in una zona particolarmente fredda. Eh, eh, Gianfranco, sai comunque che la scelta su base Festuca è indubbiamente la scelta Chiaro. per eccellenza. Eh, Ho capito anch'io adesso. <ride> Scusa, no, Gianfranco, scusi Non so. Uh, se poi l'utilizzo da parte del fruitore sarà un utilizzo prettamente estivo piuttosto che quindi macroterma o microterma io opto fondamentalmente per una questione più impianto di irrigazione comunque per dare una risposta molto poco completa concordo in pieno con quella del tuo Marco direi Royal Blue ok nel momento in cui sono privo di impianto di irrigazione mi verrebbe da dire addirittura un Royal C certo. per, cioè, per, per, giove, per la zona dove sono sicuramente eh, ciao Enrico eh, Giorgio ancora dice scusate per un trattamento liquido e l'altro va bene aspettare una settimana oppure è troppo presto grazie non è troppo presto Giorgio allora eh, grazie per la domanda Il, i trattamenti liquidi hanno una durata media che va dalla settimana ai 15 giorni a seconda delle condizioni di impiego, di utilizzo, le condizioni climatiche, quindi certamente una settimana per l'altra stai dando un bello sprint, eh? stai sostenendo in maniera, stai tenendo quella pianta da davvero atleta, cioè la stai fortificando per fare, non dico le Olimpiadi, ma per fare delle gare importanti. Puoi potenzialmente allungare? Sì, ma non puoi allungare di 2-3 settimane. Cioè puoi metterci ancora i 3, 5, 7 giorni, non di più. Dopodiché Chiaro. è terminato l'effetto del liquido. Allora, Marco, e siamo quasi nelle battute finali. Buonasera, dottori. Secondo la vostra esperienza, ci sono controindicazioni nel fare un mix di sementi, attenzione. Eh? Nel mio caso, Royal Sport più Royal Shade Plus più Royal Golf e Olimpia su 30 metri quadri. Vorrei sapere che cosa vuoi ottenere con una miscela di tutte queste situazioni. Se tu citi Allora, le miscele nascono già perché sono delle strutture, eh, quindi delle formulazioni per andare a risolvere una serie di situazioni Esigenze. codificate, ma comunque abbastanza ampie. Chiaro. Parli di Royal Shade. Immaginiamo immediatamente che ci siano condizioni di ombra, yeah. mm? parli di royal sport e noi ti diciamo: Royal sport, hai del sole. Quindi tu ci stai dicendo che hai sicuramente qualcosa che vuoi calpestare. Sicuramente qualcosa che è in parte al sole, sicuramente qualcosa che è in parte all'ombra, eh? mm, sicuramente qualcosa che dal punto di vista estetico le tue esigenze richiedono una qualità importante. Visto che hai tutte queste situazioni messe in mezzo, perché non provi una miscela, se ti piace, tra Royal Shade e un prodotto bottoso a base di festucano di nace. È vero che sono 30 metri quadrati, quindi una superficie più piccola e quindi immagino che tu sia eh, molto attento... Giardino misto ombre sole. Sì. Quindi immagino che sarà anche molto attento alla fase, alla fase manutentiva. Eh, detto in maniera molto chiara: tu semini il royal sport, quella poa pretensis che tu hai nella zona all'ombra non viene. Tu semini il royal shade, eh, se poi sopra il tuo cagnolino, il tuo amico, i tuoi bimbi che ci passeggiano sopra, la festuca a foglie fini fa fatica e tende ad andarsene via. Tu stai cercando una miscela, una soluzione che possa contenere entrambe le situazioni. Per me la, la situazione diventa un Royal Blue più Royal Shell Plus. Perfetto. Ultima domanda. Ciao Antonio. Buonasera. Ho fatto la resemina il 9 di aprile. Ho dato il concime starter. Sono ancora in tempo per lo sprint-enne oppure vado in concimazione liquida fino alla pre estiva? Dipende da quando fa Antonio quando fai la concimazione pre estiva. Hai detto giustamente bene pre-estiva, eh? quindi l'estate quando arriva? Se per te l'estate arriva il 15 di giugno, tu fai assolutamente, il pre-estivo lo fai il 15 di giugno, fai assolutamente uno sprint enne, tassativo. Se nel mese vuol dire che da qua a 15 giorni tu hai in programma la concimazione pre vai col San Merkei piuttosto che con... Il prolife ultimissima di Mario. Per Antonio, a me piacerebbe molto il prolife. Eh? Sì. La situazione sì. che lui sta dicendo, sì. ultimissima domanda. Buonasera, dottori. Io settimana scorsa ho dato Always più Pregade Ieri ho dato si strong. Faccio bene se settimana prossima do Shield con pre Allora fai benissimo perché tu stai differenziando quelle che sono le caratteristiche peculiari di ogni singolo prodotto. Lo shield è un fito L'ha spiegato prima Marco. Okay? Quindi è un qualche cosa che attiva il sistema formulato, che attiva il sistema immunitario della pianta, eh? fa produrre alla pianta gli anticorpi, simula degli attacchi dei patogeni e quindi aiuta nell'andare a combattere quelle che possono essere delle vere e proprie patologie durante il periodo estivo. Lui prima ha fatto il si strong, quindi lui prima ha creato una barriera, quindi ha utilizzato la fase di meccanica. Eh? E sempre all'interno di, di, di quella categoria, ma ripeto, prima ha fatto una base meccanica, dopo fa una base di tipo biochimico con lo shield. Sì, per me fai molto bene. Bene, abbiamo finito le domande, io cosa dirvi? Abbiamo avuto veramente il piacere, l'onore, come ho letto anche qua dai commenti, di avere diciamo un must, no? un, un esperto del calibro di Federico in nostra compagnia stasera. È sempre impegnato quindi rarissimo le sue presenze qua ma perché comunque serve a tutti da ben altre parti comunque eh, vedo che sareste potute rimanere qua fino a mezzanotte tranquillamente eppure e io ad ascoltarlo in tutta la sua esperienza in tutte le sue spiegazioni davvero in maniera eclatante se volete appassionarvi ancora di più Avete il podcast di Federico chiedilo a Tuberga che è, ha già avuto sei temi e quello delle, dei tagli sarà il settimo, che uscirà a breve. Quindi potete riascoltarlo in tempo libero o quando volete perché eh, vi posso assicurare, l'ho ascoltato anch'io, è, è veramente interessante perché eh, non solo c'è una spiegazione, sì, certamente tecnica, ma anche tutta una serie di piccoli trucchetti, consigli e quant'altro che vi possono sempre tornare utili. Federico, io non so come ringraziarti per il tuo tempo, e... grazie per essere, ti faccio fare un saluto e poi chiudiamo. Cari ragazzi, cara gente Bottos, veramente super, continuate, seguite sempre questa roccia e andate avanti così. Grazie. Ciao, ciao. a tutti. Buona serata. Ciao ciao. ciao, ciao.